Buon pomeriggio a tutti, apriamo dal calcio di Serie A. Ieri la partita del Bologna con la Fiorentina ha concluso la 26ª giornata del nostro campionato. Si è imposta proprio la squadra di Pioli sui viola di Montella per 2-1. Vediamo allora il quadro completo con la classifica aggiornata. Il Bologna era sotto di un gol nel primo tempo per effetto della rete di Ljajčić, poi il pareggio nella ripresa di Marco Motta e il gol di Lazaros, l'ultimo acquisto del Bologna nella campagna mercato di gennaio. Lazaros con un gran tiro a 5 minuti dal termine ha battuto Viviano per la rimonta del Bologna e il successo definitivo. Dunque 2-1 al Dall'Ara, il Bologna fa un salto in avanti considerevole in classifica, sale a 29 agganciando il Chievo. La Fiorentina rimane a 42 punti, quindi distante di 5 lunghezze dall'ultimo posto utile per la Champions League occupato dalla Lazio. La Juventus guida con 58 punti, 6 punti in più del Napoli, ormai a 2 giorni dalla super sfida del San Paolo. Quindi il Milan è a 2 passi, vedete, a 2 punti dal terzo posto, quota 45, e sabato ci sarà Milan-Lazio. Infatti tra poco con Leonardo Ciceroni vedremo proprio il prossimo turno di questa Serie A dopo la conclusione della 26ª giornata. Ecco il quadro completo delle partite che ci attendono in questo weekend, che inizia prestissimo per il calcio di Serie A. Napoli-Juventus venerdì alle 20.45, ricordiamo sabato tutto l'approfondimento sul match della Juve a Napoli alle 14.30 di sabato con il collegamento con Italo Cucci e altri ospiti per analizzare una sfida che può essere determinante per la corsa a scudetto della Juve e del Napoli. Napoli deve rimontare 6 punti, un successo sui bianconeri significherebbe davvero riaprire il campionato. Ma c'è anche Milan-Lazio al Meazza sabato sera alle 20.45, poi le altre gare. Tornando in grafica, Torino-Palermo in anticipo delle 12.30, Fiorentina-Chievo, Catania-Inter con Kerio appena arrivato a Milano, il neoacquisto norvegese dell'Inter, giocatore che si era svincolato dal West Ham, ne parleremo più tardi. Visite mediche per lui, Kerio a disposizione della squadra di Stramaccioni. Sampdoria-Parma, Pescara-Udinese, Bologna-Cagliari, Siena-Atalanta e Roma-Genoa completano il programma di questa 27ª giornata di Serie A. Roma-Genoa sarà il posticipo all'Olimpico di domenica sera. Adesso torniamo a parlare della Lazio perché secondo l'agenzia americana Associated Press sarebbe stata aperta un'inchiesta da parte dell'UEFA nei confronti della società biancoceleste per i disordini che si sono registrati la scorsa settimana prima dell'incontro di Europa League contro il Borussia Mönchengladbach. Tutto questo dopo i cori razzisti all'indirizzo di alcuni giocatori della Tottenham in un'altra gara di Europa League. In quell'occasione la Lazio era stata diffidata dall'UEFA. Allora sentiamo proprio su questa inchiesta il presidente Lotito, anche se per il momento la Lazio ha ricordato che non c'è stata nessuna formale comunicazione nei confronti della stessa società laziale. Sentiamo proprio il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Presidente, com'è la situazione per quanto riguarda la possibile inchiesta dell'UEFA? Potrebbe addirittura far disputare, dato che la Lazio è diffidata a porte chiuse. Ma queste, scusi, mi dicevo, da chi le prendete? No, c'è un'agenzia, c'è un'ANSA. Ma non è l'ANSA, l'ANSA è una cosa e l'agenzia è un'altra. Noi abbiamo il reperto parla specificamente di alcuni episodi circoscritti. Io ho detto in modo chiaro che è ora di, chiaramente, non generalizzare, ma di assumere delle posizioni molto chiare nei confronti dei club, dove bisogna distinguere i delinquenti tifosi dai tifosi delinquenti. Perché delinquenti tifosi significa sono dei delinquenti che poi possono arrivare la Lazio, la Roma, il Milan, la Juve, l'Inter, per tutte le squadre, ma le loro azioni sono azioni da delinquenti che non hanno nulla a che vedere col tifo. Il tifoso delinquente, viceversa, è colui che agisce come tifoso e quindi è chiaro che va represso. Noi come società non possiamo rimproverarci nulla perché noi abbiamo messo in atto tutta una serie di azioni volte a prevenire e a reprimere certi fenomeni, lo sanno tutti, e di dominio pubblico, anche la mia posizione personale che è stata posta anche a rischio per tutelare appunto l'immagine della società, quindi noi riteniamo che tutte queste azioni e pressioni mediatiche che accadono solo a Roma, non accadono in altri paesi, perché in altri paesi addirittura fanno, come dire, da scudo nei club, qui a Roma si tenta invece di enfatizzare certi fenomeni che non hanno